in questa edizione delle D-News. Non si ferma la minaccia ISIS all'Italia, occorre trovare una soluzione immediatamente, come sostiene il senatore Vincenzo Gibino. Grave incidente stradale nella Messina-Palermo, un morto e 3 feriti, il bilancio dello scontro. Sicilia flagellata dal maltempo, danni e disagi in diverse parti dell'isola. Crocetta impugna la finanziaria nazionale, finalmente un sussulto di dignità, commenta il parlamentare regionale Marco Falcone. No all'IMU sui terreni agricoli, a chiederlo sono gli agricoltori che questa mattina sono scesi in piazza per una mobilitazione unitaria, diversi deputati che hanno protestato con gli agricoltori. Gemellaggio tra Catania e Beyoğlu, distretto del comune metropolitano di Istanbul, per l'occasione inaugurata anche una mostra sulla vecchia Costantinopoli. Crescere oltre le aspettative oggi è possibile con Banca Base, insieme ai consorzi Fidi, l'evoluzione professionale, medica e scientifica. Trova una base solida e trasparente per il tuo credito. Banca Base, oltre le frontiere di una semplice banca. Job Creation, le migliori soluzioni per pianificare le vostre campagne pubblicitarie su impianti poster. Realizza la grafica e la stampa. La Job Creation dispone di impianti LED, il nuovo mezzo di comunicazione dinamico. Job Creation, lavoriamo per definire il vostro futuro. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciale di Confcooperative a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in startup sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in corso Sicilia 24. Non si ferma la minaccia ISIS per il mondo, ma soprattutto per l'Italia. Emblematiche le immagini che sono arrivate negli ultimi giorni con bandiere, fotomontaggi di bandiere su Città del Vaticano e poi ancora le immagini di questi copti cristiani ingabbiati e poi decapitati. Occorre un immediato intervento della politica. Certamente siamo indietro, l'ONU è indietro, l'Europa è indietro, quasi spaventata. È ovvio che la politica del terrore, le immagini che proprio avete detto vengono correttamente veicolate dall'altra parte, producono disorientamento, spavento ed è su quello che loro lavorano. Non vedo da questo punto di vista un governo compatto, lo vedo più presente nei talk show piuttosto che nelle dichiarazioni, nelle agenzie stampa che non in un vero lavoro importante per capire come si deve intervenire. Siamo partiti da una evento, quello di Mare Nostrum, successivamente Triton, che alla fine, da ultimo, nelle ultime battute, sta addirittura alimentando economicamente e finanziariamente il terrorismo dall'altra parte. Se torniamo indietro di qualche anno, penso solo ai rapporti che Berlusconi riusciva a tenere con i leader del Nord Africa, alla scellerata operazione dei francesi che per esigenze di potere hanno invaso il Nord Africa, penso ancora a quando si è parlato di primavera di quei territori. Bene, abbiamo visto la primavera che cosa sta portando. È di un morto e 3 feriti, uno dei quali in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sull'autostrada Messina-Palermo, nei pressi della galleria Rometta, non distante da Messina. La vittima è un 20enne di Barcellona Pozzo di Gotto, Noel Chiesini, che con il fratello di 16 anni, rimasto ferito in modo lieve, viaggiava su una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, l'auto dei due giovani, che procedeva in direzione Milazzo, ha sbandato e si è capovolta in mezzo alla carreggiata, mentre sopraggiungeva una Peugeot con una a bordo un uomo e una donna. L'impatto è stato inevitabile. I due fratelli sono stati trasportati al policlinico di Messina, dove Noel Chiesini è deceduto nel corso della notte per le gravi ferite riportate. Grave è uno degli occupanti della Peugeot, un uomo di 37 anni e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Milazzo, già dimessa la donna che era con lui.
Frane, allagamenti, evacuazioni, il maltempo che da due giorni flagella la Sicilia ha creato numerosi disagi e per oggi nuova allerta meteo. Ieri pomeriggio sono state evacuate 28 abitazioni a Bisacquino, nel Palermitano, a causa del costone roccioso che è crollato in contrada Cozzo Serronello. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e liberato le strade dai detriti. Pompieri in azione anche nella strada provinciale 12 a Contessa Entellina, bloccata da un'altra frana. Problemi anche a Chiusa Sclafani e Campo Fiorito, rimasti bloccati per tutta la giornata di ieri. A Caltanissetta gravi danni anche sulle linee ferroviarie. La circolazione dei treni è stata sostituita dai pullman. Fiumi esondati nell'Agrigentino. Crocetta impugna la finanziaria nazionale. Un sussulto di dignità o cosa? Finalmente il primo atto positivo di questo governo Crocetta in due anni. Dopo tanti fallimenti, insuccessi e genuflessioni nei confronti del governo nazionale, Crocetta capisce che non può sottostare ulteriormente in una posizione di assoluta subordinazione rispetto a Renzi. Allora ha fatto bene Crocetta a impugnare norme che oggi penalizzano fortemente la Sicilia. Vorrei soltanto ricordare che nell'ultimo triennio abbiamo ceduto allo Stato in termini di prelievo tributario ben 3 miliardi. Vorrei sottolineare che abbiamo ceduto allo Stato nell'ultimo triennio in termini di compartecipazione sanitaria ben 2 miliardi. Vorrei sottolineare che lo Stato ci ha tolto altro 1,2 miliardi con i fondi PAC, ci tolse i fondi per il ponte sullo stretto dicendo che avrebbe dato poi le infrastrutturazioni viarie interne e invece ha tolto anche quel 1,6 miliardi. Dinanzi a tutto questo dramma, dinanzi ai soldi che verranno tolti alla Sicilia, 220 milioni di euro, alle province, solo alla provincia di Catania ben 23 milioni nel 2015, è normale che ci voleva un sussulto di orgoglio, di coraggio, insomma di dignità, e in questo senso ha fatto bene a impugnare la finanziaria nazionale. Sono degli ascari, dei servili, coloro che oggi dal Partito Democratico contestano questo atteggiamento schizofrenico Crocetta. In questo senso quel sottosegretario Faraone, ma così come i ministri presenti, la nutrita delegazione nelle altissime sfere dello Stato, dovrebbero fare un mea culpa e fare qualche passo indietro rispetto ai danni che stanno consumando nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Stop all'IMU agricola, è quello che chiedono gli agricoltori siciliani in questa manifestazione unitaria stamattina a Catania come in altre province della Sicilia, perché se il governo porta avanti questa decisione di far applicare questo balzello, il danno per gli agricoltori sicuramente non è indifferente. Assolutamente, l'IMU è una tassa ingiusta e oggi abbiamo portato in piazza tutte queste persone per dimostrare l'assurdità di questa tassa patrimoniale, perché di questo si tratta, non è altro che una tassa patrimoniale che noi non possiamo e non vogliamo pagare. Cosa comporterebbe in termini materiali il pagamento di questa tassa? Che danno creerebbe? Non creerebbe un danno, questa tassa non si riesce a pagare, la produzione lorda vendibile delle nostre aziende non è in grado di sostenere una tassa del genere, per questo non siamo stanchi di avere rinvie e del balzello della politica che si scarica fra un rinvio e un altro questo genere di responsabilità. Noi vogliamo e desideriamo che il governo dia un'immagine di sé diversa da quella che tutti recepiamo oggi qua. Sembra che il governo classifichi in comuni di serie A e comuni di serie B, visto che quelli montani non saranno destinati al pagamento della tassa, quelli che sono in pianura devono invece pagarla. È tutto sbagliato, questa classificazione è una classificazione vecchia, è una classificazione che parte da una non fatta revisione degli estimi catastali del passato, che sostanzialmente crea ulteriori differenze e differenziazioni fra le aziende ed è una cosa ingiusta. Con la decisione del governo Renzi si mette in ginocchio un non comparto che poi invece è fondamentale, soprattutto in Sicilia, per l'economia siciliana. Sembra però che il governo sia sordo alle richieste che giungono proprio dal mondo dell'agricoltura. Sì, difatti noi siamo scesi in piazza con questo sit-in perché vogliamo far capire al governo che l'economia agricola è un'economia importante per il nostro paese. Difatti se c'è una ripresa del PIL è dovuto alle imprese agricole. Con l'IMU le imprese agricole sono messe in ginocchio e quindi noi siamo costretti a protestare e a dimostrare al governo che questa è
un'economia che va salvaguardata e va difesa. Tutte le forze politiche a fianco degli agricoltori, perché non può mancare il sostegno della politica, la politica quella che pensa ai cittadini in un momento in cui il governo Renzi decide di tagliare i fondi alle categorie produttive. Sì, soprattutto diciamo chi come il Movimento 5 Stelle ha presentato fino a due giorni fa un emendamento al mille proroghe proprio per prorogare l'applicazione di questa tassa assurda. Il Movimento 5 Stelle è dalla legge di stabilità che presenta emendamenti, abbiamo presentato una risoluzione in Commissione Finanze, il PD ostinatamente continua a votare contro, quindi mi auguro che oggi, se ci sono dei deputati del PD, prendano delle posizioni e se il loro partito continua a votare contro escano dal PD, al contrario di quello che invece sta succedendo, che sembra che tutti vanno nel carro del vincitore che poi però vengono qua a manifestare. Quindi voglio dire che il Movimento 5 Stelle è coerente rispetto alla sua presenza sul territorio con le azioni che compie dentro il Parlamento. Ne ha dell'incredibile la tassazione sull'IMU agricola, a parte la farsa dell'applicazione l'anno scorso che ha mandato in crisi tutti i bilanci dei comuni e poi riproposta quest'anno dopo che si era detto che forse sarebbe stata addirittura sospesa. Siamo a un IMU 2 dopo aver vissuto un disastro tutto italiano dell'IMU applicata poi la TASI e la TARI sugli immobili e gli effetti che hanno avuto sugli immobili di edilizia residenziale e commerciale mi riferisco. L'IMU agricola non farà che colpire ovviamente un settore che aveva bisogno di decollare, ma colpire anche tutti quelli che non hanno terreni produttivi e che adesso avranno nei terreni anche un centro di costo piuttosto che un centro che avrebbe potuto produrre sviluppo e lavoro. Pensare di poter far pagare l'IMU a degli agricoltori su un bene strumentale, perché la terra non è altro che un bene strumentale per produrre diciamo, il loro sostegno, è semplicemente assurdo. Da una parte noi rincorriamo gli aiuti da parte della Comunione Europea e dall'altro lo Stato, quello che dovrebbe venire ad aiuto, lo sottrae come tasse. Ci sembra una cosa semplicemente assurda. È uno dei pochi settori su cui si sta investendo, visto che non c'è più occupazione, visto che non c'è altre forme di lavoro. E oggi andare a colpire il lavoro autonomo, andare a colpire l'agricoltura, andare a colpire quello che dovrebbe essere il futuro delle nuove generazioni è semplicemente una cosa impensabile. Il governo Crocetta il 27 gennaio ha presentato un disegno di legge che sostanzialmente smantella il comparto agroforestale con la scusa di contenere la spesa a carico del bilancio regionale. In questo disegno di legge si blocca il turnover impedendo ai forestali che dovrebbero transitare nel contingente superiore in seguito all'entrata in pensione di altri di farlo, cancella le garanzie occupazionali minime garantite per legge a tutti i contingenti, fa transitare grazie alla graduatoria unica che conferma almeno il 20% degli addetti all'antincendio nelle fine della manutenzione, stabilisce che il rimborso chilometrico non può superare i 15 km complessivi in barba al contratto nazionale di lavoro, stabilisce che ai fini dell'avviamento al lavoro vengono inclusi nella graduatoria solo coloro i quali non superano un reddito di 60.000 euro e stabilisce un imprecisato accompagnamento alle pensioni al raggiungimento del 63° anno di età, con esclusione degli IOTI che dovrebbero essere pari all'importo netto dell'ultima busta paga. Questo massacro al comparto agroforestale, che espone il patrimonio boschivo in balia degli incendi e il territorio in preda al dissesto idrogeologico e all'aumento della desertificazione, viene costruito con il beneplacito del governo Renzi e con la forte contrapposizione del SIFUS. Il SIFUS, infatti, oltre a guidare i lavoratori in lotte eclatanti, qualora scelleratamente passasse questo disegno di legge mortale per il comparto, lancia la sfida al governo Crocetta e al Parlamento regionale, tendente ad approvare il DDL 104 di iniziativa popolare, che non solo tutela il patrimonio boschivo ai livelli occupazionali, ma rendendo il bosco produttivo e fruibile attraverso l'uso di risorse economiche provenienti da altri canali di finanziamento, stabilizza i forestali siciliani. La ripresa e discussione della DDL avverrà giovedì 26 febbraio alle 10 in Commissione Territorio e Ambiente all'AS. Il DDL è stato riattualizzato grazie alla collaborazione di parlamentari di tutte le forze politiche, di docenti universitari e l'Università Unicusano. Il governo e l'AS, conclude il SIFUS, optano per il DDL 104 per lo smantellamento del comparto. L'obiettivo è comune e trova tutti d'accordo: attuare un'economia sostenibile che riduca le emissioni di CO2 e gli sprechi utilizzando energie alternative e adottando un'etica imprenditoriale ispirata ai principi di rispetto ambientale e trasparenza. Questa è la strada che l'amministrazione comunale intende percorrere attraverso il piano di azione per l'energia sostenibile, per il quale ha già individuato gli obiettivi in campo energetico sia nel settore edilizio che in quello della mobilità, della pubblica illuminazione e della sensibilizzazione degli utenti per arrivare al traguardo del 20% in meno di emissioni di anidride carbonica come previsto
previsto dal protocollo di Kyoto. A dirlo è l'assessore all'energia e lavori pubblici Luigi Bosco, accogliendo l'ampliamento del parco mezzi, da oggi interamente a norma con la classe Euro 6, avvenuto ufficialmente negli stabilimenti della DN Logistica, una delle poche realtà siciliane che ha in dotazione un tale numero di camion ecosostenibili e che fa dell'intermodalità il suo punto di forza, mantenendo alti gli standard dei servizi attraverso l'interscambio con le autostrade del mare e con le rotaie, nonostante i recenti tagli al governo che hanno creato non poche difficoltà alla linea ferroviaria, come ha spiegato l'amministratore unico del gruppo Luigi Nicosia. 14 nuovi mezzi che prendono il nome della disposizione europea del 2009 finalizzata a ridurre l'inquinamento causato dai veicoli stradali, precisa l'eurodeputato Salvo Pogliese, alla quale DN Logistica si è subito adeguata, conquistando nuove fette di mercato e dimostrando una lungimiranza imprenditoriale che in 2 anni ha fruttato 2 traguardi lodevoli: l'apertura del terminal ferroviario a ridosso di Bicocca e l'adeguamento sostenibile del parco mezzi. I numeri ne danno conferma: nel 2014 si sono effettuati 20.000 passaggi via mare e 150 treni completi sulla linea ferroviaria, che hanno trasportato 800.000 tonnellate di merci, con un risparmio da 1 a 7 in termini di emissioni di CO2. Per quest'anno l'obiettivo è di incrementare e potenziare l'interscambio con navi e treni, anche grazie alle prestigiose partnership che si sono create con leader internazionali del comparto. Il gruppo Nicosia guarda avanti dunque, e lo fa anche proseguendo sulla direzione dell'ecocompatibilità, a partire dalla propria casa. Stiamo lavorando, ha detto Lorena Nicosia, per attivare il circuito fotovoltaico nei nostri stabilimenti, in modo da risparmiare e nello stesso tempo produrre energia coerentemente con la nostra filosofia aziendale. Un'azienda dalla valenza nazionale, non soltanto siciliana, che è riuscita a puntare sull'innovazione tecnologica, sull'intermodalità e sul rispetto ambientale, coerentemente con la direttiva del 2009 dell'Unione Europea, che impone nuovi canoni nel rispetto ambientale all'emissione di anidride carbonica. La DN Logistica è riuscita ad adeguarsi alle nuove normative, a differenza di molte altre, è riuscita a conquistare nuovi mercati in un contesto di crisi recessiva, e quindi oggi inaugurare questo nuovo parco mezzi a distanza di 2 anni da un'altra inaugurazione importante in riferimento all'intermodalità rappresenta la bontà di un percorso, la lungimiranza di giovani imprenditori che hanno saputo puntare sull'innovazione e sul rispetto ambientale, e quindi a loro va certamente il plauso delle istituzioni regionali, nazionali ed europee. Contentissimi degli obiettivi raggiunti a distanza di 2 anni dall'inaugurazione del nostro terminal ferroviario, da me chiamato Interporto, a 1 anno dall'adozione del codice etico. Ci ritroviamo in 20ª strada, nostro polo logistico, per l'inaugurazione di 14 Scania Euro 6 che completano la nostra gamma e trasformano il nostro parco veicolare in tutti i mezzi Euro 6, e anche per anticipare il nostro progetto Eco Green, sempre chiamato da me Eco Logistica, dove quest'anno presentiamo i dati certi da tabella Eco Transit del risparmio di CO2 immessi nell'aria dalla nostra flotta, scegliendo di salire a bordo delle autostrade del mare, partner principali Grimaldi Line, oggi presenti a brindare con noi questo obiettivo raggiunto. Nel 2014 abbiamo segnato 20.000 passaggi sulle autostrade del mare e 150 treni che ci hanno fatto risparmiare un rapporto di 1 a 7 sempre di emissioni di CO2 nell'aria. Eventi come questo sono esattamente in linea, anzi anticipano le nostre azioni, perché la riduzione del 35% di emissioni di anidride carbonica che queste nuove tipologie di motori ecocompatibili hanno sono sicuramente assolutamente in linea con la nostra direttrice, che si occuperà di riduzione di emissioni nella mobilità, nelle costruzioni e nell'illuminazione. Catania e Beyoğlu, distretto del comune metropolitano di Istanbul, sono più vicine. Questo grazie a un gemellaggio che è stato siglato questa mattina e una mostra che ricorda la vecchia Costantinopoli, inaugurata sempre stamane a Palazzo della Cultura. A volere questo gemellaggio il sindaco di Catania Enzo Bianco, insieme a quello di Beyoğlu, Ahmet Misbah Demirkan. Dünyada ülkelerin birbirleriyle kurdukları ilişki è molto importante, perché oltre a questo gemellaggio, fratellanza eccetera, anche non solo tra le città, anche l'umanità e altre città del mondo, dice che questa unità, questa fratellanza, gemellaggio è importante per questo motivo. Abbiamo fatto un gemellaggio anche con la città di Genova, e questa è la seconda città che in Italia firmeremo gemellaggio tra Istanbul e Catania.
Beyoğlu, come accennato, è un distretto del comune metropolitano di Istanbul, di cui è il cuore finanziario ed economico della capitale turca. Si tratta dell'antica Pera Beyoğlu, il cui nucleo antico è rappresentato dalla vecchia Galata fondata dai genovesi nel Medioevo. La mostra di fotografie che provengono dal Museo di Pera a Istanbul è formata dalle opere di maestri della fotografia che hanno incominciato a presentare le loro opere sin dalla metà del XIX secolo a Istanbul e che appartengono alla collezione di fotografie della Fondazione di Suna Einan. Questa mostra presenta le opere e le meraviglie delle strutture architettoniche, la vita quotidiana e le persone interessanti di quell'epoca. In questo gemellaggio con il comune di Beyoğlu si inserisce anche questa mostra, tantissime foto che ci raccontano Costantinopoli. La vecchia Costantinopoli, oggi Istanbul, come è noto, ed è un momento importante, un contatto antico che si riattiva. E noi immaginiamo appunto che insomma, gli scambi culturali possano ancora di più avvicinare l'Europa ai paesi, alla Turchia. Istanbul è una grande metropoli, una grande capitale ed è davvero importante il collegamento con Catania, che comincia a fare di Catania anche una porta verso l'Oriente. Aggiungo che da tempo Catania ha un volo diretto con Istanbul che è molto frequentato, quindi da questo scambio, da questo gemellaggio, io credo che possano venire, come dire, delle novità importanti per la città e comunque per un'area fondamentale nei rapporti dei paesi del Mediterraneo. Avvocato, da tempo le commissioni a San Gregorio non si riuniscono, addirittura da 7 mesi alcune commissioni non fanno sopralluoghi, non fanno riunioni. Secondo lei cosa sta succedendo? Ma noi più volte abbiamo sottolineato questa grave situazione, perché ci sono non tutte ma delle commissioni che addirittura si sono riunite dopo 7 mesi, ma dopo previo sollecito da parte dei consiglieri competenti, primo fra tutti il consigliere Privitera, che fa parte proprio di questa commissione, che ha sollecitato gli interventi per tantissimi problemi che certamente sono presenti nel nostro comune. La risposta da parte del presidente di commissione, del presidente del consiglio, è che non è necessario andare a fare le commissioni, che è una questione di risparmio. Devo dire che al di là del regolamento che prevede che le commissioni si riuniscono con un intervallo non maggiore di 10 giorni, noi riteniamo anche, diciamo, al di là di quella che è magari un'esagerazione che in alcuni comuni si verifica, di commissioni che si riuniscono troppo spesso, ritengo che un metodo e una procedura equilibrata attraverso cadenze che non siano ravvicinate, ma che comunque nell'arco di un periodo di un paio di settimane provvedono ad affrontare, a risolvere tutta una serie di situazioni che poi inevitabilmente dovranno essere trattate dal Consiglio Comunale. Devo dire che il nostro Presidente del Consiglio in Consiglio più volte fa mettere ai voti delle delibere che non sono passate delle relative commissioni. Non so se magari per mancanza di coordinamento con gli altri uffici, non so se dipende da quello che sempre sottolinea, e cioè appunto di evitare questo passaggio alle commissioni, ma io da parte mia occorre sottolineare che il passaggio dalle commissioni consiliari permanenti è un passaggio obbligatorio, magari poi non vincolante per il consiglio che si andrà a celebrare, ma senza questo passaggio le deliberazioni del consiglio comunale sono assolutamente illegittime. In questo senso abbiamo noi provveduto a segnalare agli organi competenti le delibere di consiglio che sono viziate di tale mancanza. Si è conclusa la 6ª edizione della Etna Belly Dance Festival, un festival internazionale. Allora Daniela, facciamo subito un bilancio, è stato un fine settimana intenso, travagliato.
tutto al segno della danza orientale. Sì, è stato un weekend bellissimo, non ci aspettavamo tanta partecipazione da ogni parte d'Italia, anche dell'estero. E questo festival premetto è nato così per gioco, inizialmente per invogliare le siciliane a inseguire un percorso più approfondito per questa disciplina. Negli anni, perché ormai siamo alla sesta edizione, abbiamo visto che si è allargata la partecipazione estendendosi anche all'estero, infatti abbiamo parecchie persone anche provenienti dall'Ucraina, Polonia. Molti workshop, molti ovviamente incontri, poi il Gran Galà che c'è stato sabato scorso alla Grotta Smeralda, forse è stata la serata clou. Sì, abbiamo intanto giorno 20 di febbraio c'è stata la competizione internazionale con in palio tantissime borse di studio in premio, che sono tantissimi festival in tutte le parti del mondo. E invece l'indomani, il 21, si è svolto il Gala Show, che è stata la grande serata perché sono tutte le star dell'evento che hanno presenziato come insegnanti. Senti, presenti molti insegnanti internazionali, tutto il mondo presente, che hanno portato la loro esperienza? Sì, abbiamo quest'anno la grande star mondiale Tito Seif dall'Egitto, abbiamo avuto Khaled Seif dall'Egitto, Giulia Tordosca dall'Ucraina, Maria Fomina dall'Ucraina, Sonia Choa dall'America, Perla Elias Nemer dal Libano e tante altre persone anche dall'Argentina, Andrea Fabiano Mignone. Da 15 anni in Italia, ma c'è anche il Libano, c'è tante altre esperienze mondiali. Oggi sei qui a Catania. Ecco, parliamo un attimo della tua esperienza, facciamo subito un bilancio di questi 3 giorni. Bisogna sapere che in Italia ci sono tantissime realtà di danza molto serie, soprattutto nel sud. No, io vengo da Roma, quindi ho molta opportunità di vedere molte persone, molte allieve che fanno questa danza. Il livello piano piano si sta alzando e ci sono tantissime opportunità per studiare in modo serio, anche come un mestiere, come facciamo noi maestri che veniamo ad insegnare le nostre tradizioni dei nostri paesi d'origine. Anche le italiane, devo dire che è bellissimo perché è mediterraneo. Anche l'Egitto presente in questi 3 giorni, facciamo subito un bilancio anche per te, come è stata questa esperienza catanese? I would like to say that it's very very nice, fantastic place here. È stata un'esperienza fantastica, amo il posto, amo l'Etna, amo tutta l'organizzazione, hanno reso tutto perfetto, chiaro, preciso, è stato bellissimo anche con le ballerine, è stato tutto perfetto, quindi mi piace tantissimo qui. I love all of you here. Egitto e Italia, ovviamente due culture diverse ma molto vicine. All'elo di danza invece? Le ballerine italiane sono, forse ballano anche meglio che quelle egiziane, però non hanno lo stesso sentimento. Mia madre non danza, ma ha il sentimento della danza, che magari loro non hanno, ma ballano benissimo, anche meglio delle egiziane. But they dance very good. They are perfect dancers.